Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per questo nuovo video di Final Fantasy XV. Dunque, nello scorso video abbiamo finito l'esplorazione della città di Insomnia, adesso possiamo finalmente recuperare la ricompensa per questa quest e poi possiamo dirigerci verso la fine del gioco. Questo accessorio qua naturalmente era per Gladio, aumenta l'accumulo di spirito e gli aumenta enormemente tutte le abilità. Facciamo un'ultima chiacchierata con Cor e poi possiamo andare. Plenty. Question is where to start. Are the spitting image of your father. Think so? You're a kind soul, like him. He'd always say, a single act of grace can save the human race. If only it were that easy. But it is. The people you have saved will go on to save others, and find ways to make life on this star better for us all. Sounds like Dad, ever the optimist. He was right, though. Your father knew his actions would resonate into the future. That's why he chose to save you. Because he knew you would save us all. Wouldn't want to let my old man down. I've still got more to say. You know when someone's truly dead? When? It's not when their soul departs this world. It's when their memory does. And if they're never forgotten, then they're never really gone. I guess that makes sense. That's why I make a point to always remember those who have fallen, so I can keep their memory alive. I've still got more to say. I was thinking back to the day you were born. What about it? No one saw it coming. Not that soon, at least. When we heard your mother was about to give birth, your father and I dropped everything. We hopped in the Regalia and off we went. A little too quickly, though. We made it to the hospital in one piece, but the car wasn't so lucky. Sid wasn't too happy about that one. Yeah, I can imagine. To be frank, though, I didn't catch a word he said. And all I could think about was how happy your father looked. I'm sure he'd be proud to know the little boy he held that day has grown into a fine young man. I had a little help. I've still got more to say. Thanks for taking the time to talk with me. I should have started listening to my elders sooner. Hopefully, the younger generation won't make the same mistake I did. Think they'll really make time for an old man like me? They're gonna want someone to serve as their role model, won't they? Guess I won't be retiring anytime soon, then. Molto bene, dopo questa interessante chiacchierata con Cor possiamo andare verso la fine. Ragazzi, qua c'è un bel cucciolone a guardia del cancelli. Del cancelli, vabbè. Dei cancelli, ragazzi. E anche questa qua era una cosa nuova, ragazzi. Io non ho mai combattuto contro Cerbero. Wow, bellissimo sto colpo. Chissà se fa male, penso proprio di sì, anche perché sono abbastanza basso di livello, ho poca vita, insomma faccio un po' pietà. Dove vai? Vieni qua. Tra un po' mi... No, mi ha cilindrato. Ecco, voilà. Già una pozione, appena è cominciata la battaglia devo già curarmi. Ma io stavo premendo. Vabbè. Voglio vedere Gladio quanto fa male. Beh. Bravo Gladio. Bravo Gladio, bravo Gladio. Cagnolone, a cuccia. Non gli ho parato l'attacco. Porca miseria. Mi sono proiettato al momento sbagliato però. Stai calmo, eh. Stai calmo.
Preferisco quello di Kingdom Hearts, ragazzi. Questo qua è maledettamente più... come dire... Vabbè, avete capito, no? Vieni qua... No! Mi sono salvato non so come. Giù botte! Che bella sta mossa. Sì, ma stai calmo, Radio. Vai pure, va. Spaccagli le zampe. O una delle tre facce, come vuoi. Bella questa. Vattene. Bravo. Mi sono salvato in aria. Perfetto. Che era quello? Finis. Ah, serviva solo una mano a me. Vabbè, pazienza. Aia. Mi ero appena curato. Ignis mi aveva appena curato, più che altro. Maledetto. Vieni qua. Beh, come finire bene lo scontro? Credo, spero che sia finito. No, è ancora vivo! Ecco, come finirlo bene, appunto. E vai. Ah, finito. Mind if this old soldier joins you? Not at all. Good. You may be down, but you're not out. Get ready for round two. Sì, che bello, si combatte di nuovo insieme al generale. Grande. Sì, vabbè, ma siamo impazziti qua. Devi stare calmo, fai recuperare un po' a tutti, va. E dopo usiamo un pochino il generale. Cioè, la sua mossa, più che altro. Purtroppo lui non lo si può usare. No, 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 non mi puoi cilindrare in aria. Non mi puoi cilindrare in aria. Grande. Via, via, via. Piccola laggata. Maledetto. Dammi la mano, generale. Posso invocare? Ragazzi, onestamente vorrei sconfiggerlo senza evocazioni, però magari esce qualcuno. E infatti, credo che non l'abbiate ancora mai vista. Shiva! L'unico che ancora non è uscito è... E l'immane, Titan, in titano. Cioè, chissà come mai. Vabbè.
Get out! Two options, kill or be killed. Right! No, no! No, non fatemi morire, Cor! His limits. I failed you, Highness. You haven't. It has been the highest honor to serve the two finest kings Lucis has ever known. And I am honored to have fought at your side, Marshal. Perhaps we'll meet again at daybreak. Ah, boh, per fortuna non muore, no? Perché ci sarei rimasto troppo male. Cioè, no, Cor non deve morire. Beh, dai, deluso. Cioè, perché? Sei il migliore, Cor, assolutamente. Ragazzi, un bel like per Cor, mi raccomando, se lo merita tutto. Tutti i like si merita. Looks like there's no way past the wall. There's way too many of them. And no way out of this either. Still, we can't just give up now. Luna! Gods above, hear my plea. Lend the chosen king your strength, that he may save our star from darkness blight. The lady's words have reached the heavens. By the will of the oracle and the grace of the gods, a path for the king is made. Arriva Ramu! Ah, che figata! Ah! No, dai, magari arrivano tutti per tirare giù la barriera! No, ma che cosa figa! The fate of our star rests with you now, my king. Talk about divine intervention.
Oh, feels good to know the gods are fighting on our side. And they've entrusted the future to you, Noct. Yeah. Wouldn't want to let him down now. Beh, dai, almeno queste evocazioni hanno avuto un senso un po' più grande. Dunque, ragazzi, piccola preparazione, poi posso proseguire verso il prossimo boss che conosco già. Spero, a meno che non ce ne sia un altro in mezzo, ma non credo proprio. Sì, lo so, però non potrò più tornare indietro per un po', va bene, noi andiamo avanti lo stesso. Mi ricordo se c'era qualcosa, ma mi sa di no. No, no, non c'è niente. E alla fine, ragazzi, siamo arrivati. Il palazzo reale di Insomnia. Finalmente siamo quasi arrivati alla resa dei conti. Può essere che abbiano aggiunto un sacco di roba dopo questo boss. Onestamente non lo so, non lo voglio sapere, lo vedrò poi dopo. Eccolo qua, maledetto Ifrit, the Infernian. He doesn't share the Glacian's fondness for mankind. But you can expect a warm welcome. I shall await you above. Stay cool. He's gonna bring the heat. Ragazzi, questa è la scena che abbiamo visto appena avviato il gioco. Come potete vedere, il gioco inizialmente ci faceva già vedere la fine, o comunque quasi la fine. Stay down. You'll keep him busy. Noct, over here. Io, e non credo solo io, inizialmente credevo che questo tizio qua seduto sul trono, così, che sparava fiamme semplicemente guardandoti o allungando la mano, fosse Chaos e non Ifrit, onestamente, perché quello su cui è seduto sembra proprio il trono di Chaos. Ecco, adesso potete vederlo bene, dato che mi ha afferrato come si deve. Maledetto, schifoso. Invece comunque no, non è Chaos, ma è Ifrit. Scelta strana, cioè hanno tenuto Ifrit praticamente come boss semifinale, diciamo. E Chaos sarebbe stato un pochino più interessante, ma pazienza, pazienza. Si rivelerà lo stesso un bel boss. Non difficile, però bello. Cucu. Sì. Ifrit. Faccio fare il culo. Wasn't enough. It's time for the worst.
Out of the frying pan? Duck, duck, duck! We need to put this thing out! Ok, tra l'altro, durante lo scontro contro Ifrit non possiamo impersonare gli altri personaggi. L'unico che possiamo usare è Noctis. Peccato, avrei voluto dargli un po' di schiaffi anche con qualcun altro, giusto così per variare un pochino, ma non si può. È un po' lungo purtroppo Ifrit da battere, perché mentre è contornato dalle fiamme praticamente non riceve danno. O ne riceve veramente pochissimo. E non ha poca vita, eh. Ne ha parecchia. Maledetto, stai un po' fermo che ti spacco la faccia. Grande, sì che è per terra. Divinità, divinità di che? Colpo con Ignis. Tanto vinco io. Su. Dai che ci siamo quasi. Manca poco ormai. Right here. Yeah. Move it or lose it. Yeah.
a buon render. Ragazzi, voi potrete dire quello che volete, ma un combattimento a turni non può assolutamente dare le stesse sensazioni che dà questa battaglia. May your soul know peace at last. King of kings, the grace of the gods is with you always. Bene, ragazzi. One that I intend to keep. Credo proprio che questo sia il termine del video. Noi ci vediamo poi la prossima volta, dove entreremo finalmente all'interno del palazzo reale di Insomnia. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, ricordatevi di supportare il canale. Noi ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora. Statemi bene. Ciao.